siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Un piacere, un onore avere nella nostra postazione di Radio Bruno Area Stile un artista che ha i suoi primi 50 anni di carriera, non fa la super ospite, ma entra proprio a Sanremo, partecipa con una canzone meravigliosa. Patti Pravo, benvenuta. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Bruno, innanzitutto io e te ci siamo salutate e quindi adesso racconteremo qualcosa. Raccontiamo di questa canzone bellissima, Cieli immensi. Sì, di Fede di Zampaglione, che è bravissimo. Penso che il pezzo sia molto bello perché è ampio, si può cantare, e quindi se non avessi avuto questo pezzo, anche se avevo dei pezzi di Giuliano Salgiorgi splendidi, Ferro che è già in... però ho preferito questo. È una canzone meravigliosa, da un'atmosfera incredibile, ma durante i nostri Radio Bruno Estate ce l'avevi anticipato dell'album Eccomi, che è uscito. Siamo riusciti, sì. A farlo uscire, ti ricordi, sì. Che dissi? E qui l'anticipo, lo chiamerò Eccomi a questo punto. Ho mantenuto la parola. Tante collaborazioni. Sì, Giuliano Sangiorgi, Ferro, Nannini, Amy Skill, Zibba, che è una cosa meravigliosa, è venuto da me 20 minuti, è andato via, dopo 2 ore mi ha mandato un capolavoro, a mio avviso. Quindi siamo due anime vicine, io e lui. E poi ho un duetto che faccio con Fred De Palma, che secondo me lascerà tutti abbastanza perplessi, ma piacevolmente. Bene, quindi non vediamo l'ora di ascoltarlo, però è uscito proprio oggi. Di farlo. Tutto. A proposito di cover, beh, insomma, volevi una canzone con del pathos e la tua era perfetta per la serata delle cover. E beh, ho fatto tutto il più. Sì? Hai scelto una tua cover, cioè sì. Quindi sei straordinaria anche in quello, perché nella serata delle cover mi auto cover. Come posso dire? Mi auto coverizzo. Perché proprio quella tra mi le tue? Una qui scritta, mi auto. Come mai quella tra tutte le tue bellissime canzoni? Perché ne ho scelte tantissime anche di altri autori, eccetera, eccetera. Poi ho pensato che volevo qualcosa con molto pathos. E quindi ho pensato a tutt'al più. L'ho fatto sentire a Conti, che ha accettato la cosa, naturalmente gli ho detto guarda, ci sarà un intervento di un certo tipo. E lui, quindi sono contenta. Benissimo, il tuo nono festival con che spirito, se si può descrivere con una parola, lo affronti? Lo affronto tranquillamente, devo dire. L'importante è stare comodi, essere tranquilli. E la prima sera avrò i tacchi bassi. Abbiamo questo scoop, bene. Sì, tutti mi chiedono, scusate, tutti mi chiedono come ti vestirai. Non posso raccontare come mi vesto, ma la scarpa bassa sì. Bene, allora con questa anticipazione salutiamo e ringraziamo, io ti chiamo così, la Divina Patti Pravo. Wow, ti ringrazio Divina. Grazie. Un bacio a tutti, un saluto grande ai ragazzi di Radio Bruno. Radio.